Allora, chiedetto Misuraca, la questione del randagismo, lei ne ha parlato l'altra sera nel corso dell'ultima seduta consiliare, rischia di subire un ulteriore peggioramento. Ci chiarisce che cosa sta succedendo? Allora, l'argomento randagismo è complesso, oserei dire ci vorrebbe una puntata ad hoc, Assolutamente. però posso racchiudere due problemi principali che creano poi le criticità nel territorio, è un problema di sicurezza pure nel territorio. Nessuno può garantire il formarsi dei branchi, neanche il veterinario, perché così ci dicono, nel momento in cui noi siamo obbligati da una normativa a reimmettere nel territorio, ed è un obbligo, nessuno di noi può prevedere la formazione di branchi, in quel momento ovviamente c'è una pericolosità. Quindi i due pilastri che creano la criticità, quali sono? Una normativa che tutto sommato ammette il randagio, quando a mio parere, e probabilmente molti non saranno d'accordo con me, il randagio non dovrebbe esistere, o perlomeno il randagio dovrebbe esistere in luoghi prestabiliti, gestiti anche da volontari, animalisti che si dedicano alla tutela e anche all'alimentazione di questi. Invece la normativa dice è vietato ostacolare chi alimenta cani per strada. E i Io branchi si formano per no, e questo. branchi si formano. Non credo che a Ginevra o a Berlino ci sia una normativa del genere. Non vedo gente che, a meno che non ci siano degli spazi prestabiliti o privati o pubblici, autorizzati, dove ci si raccoglie in secondo determinate modalità e, come dire, si mette in regola un'alimentazione che invece attualmente a Sciacca avviene in maniera completamente poco igienica, tra l'altro. E questo è l'argomento normativa, che a mio parere è totalmente sbagliata, ma così è. Ma trattandosi della legge va rispettato. Così è, e noi l'applichiamo. Quindi Certo. cosa facciamo noi come ufficio? Prelievo, sterilizzazione, microcippatura, registrazione all'anagrafe canina e reimmissione al territorio. Ma quando reimmetti 10, 20, 30, chi può avere sicurezza nel territorio? Il cittadino non può stare purtroppo tranquillo, e neanche noi, ovviamente. Ma è vero che c'è un cittadino che ha 30 cani dentro casa? Poi, questo è il secondo pilastro, arrivo al secondo pilastro. Poi c'è gente, ci sono soggetti particolarmente critici che in zone prestabilite del territorio, ma sempre le stesse zone, che ormai conosciamo, alimentano decine e decine e decine, non 10, ma parliamo di 30, 40 per ogni zona. 40 animali, fra 2 mesi diventano 400. Certo. È impossibile andare appresso perché noi riceviamo telefonate la domenica sera, il sabato, eccetera, sempre per qualche cane da prelevare, qualche cucciolo. Tra l'altro, non abbiamo più posti nei rifugi Per sanitari. ora il comune è convenzionato con due canili o con tre? Con due canili, che è la Dog Garden di Sambuca, un buon canile devo dire, e la Multiservice di Bono. Tra l'altro, l'anno scorso, prima di fare l'affidamento, ho contattato tutti i canili del territorio della Sicilia, anche della Calabria, tutti ci hanno detto tutto pieno. Quindi il Quindi proprio problema ce l'hanno siamo, tanti comuni. sì, tutti i comuni, è un problema proprio E per regionale, ora se vogliamo. quanti ne ospitano? 200? 120 in uno e 100 nell'altro. Quindi. Con questa normativa e con questi soggetti che alimentano in maniera indisciplinata e quindi causano un proliferarsi incredibile, che è impossibile da gestire dal punto di vista della sicurezza, poi nessuno può garantire il branco, causano un problema di sicurezza e causano sicuramente un aumento dei costi, a mio parere, che per ora da 300, 360, 370 mila euro all'anno potrebbero aumentare in maniera esponenziale. Cosa dico io? Bisogna intervenire nei limiti della legge, secondo la correttezza delle norme della legge, sui soggetti, sulla causa. Noi ci siamo concentrati invece sull'effetto, cioè non dobbiamo pensare al cane, dobbiamo pensare a questi soggetti che vanno regolamentati. Ci sono procedimenti in corso, che non dico ovviamente per opportuna Certo. questione di privacy, di riservatezza, eccetera, eccetera, ma purtroppo quello che vedo è questo. Lei Quindi, cosa pensa? Qualche giorno fa la Lega Antivivisezione è intervenuta, secondo me in modo molto opportuno, rimproverando ai padroni di cani, quindi parliamo di cani non randagi, che lasciano i loro cani liberi per il territorio, si creano i branchi,
Poi non sono sterilizzate perché molti non vogliono sterilizzarle, quindi si riproducono, ecco il randagismo quindi come prolifera. Poi i cuccioli che vengono abbandonati e buttati nella spazzatura. E quindi la LAV parla di inciviltà, di mancanza di educazione, di senso Sicuramente civico. Cosa pensa? che c'è un problema culturale, oserei dire che è uno di, è il terzo pilastro, se lo Certo. vogliamo così definire. Cioè, l'ho detto all'inizio, non credo che in Danimarca ci siano normative che consentano, ma anche dal punto di vista culturale, perché la normativa è prodotta da una cultura pure. Noi abbiamo questa cultura che chiunque per strada può fare quello che vuole. Ecco, lì bisogna regolamentare. È un problema di civiltà, di pulizia cittadina, il turista non può vedere branchi di cani e gatti e gente al centro che dà alimentare. Piena, come dire, legittimità anche all'alimentazione, ma regolamentata, ripeto, in spazi autorizzati oppure in privato. Quindi vuoi alimentare il cane, attenzione, hai queste regole, te lo adotti oppure noi ti diamo uno spazio, potrebbe essere anche comunale, non lo escludo, Certo. sempre che ci siano. Tengo a precisare che c'è un Lei ha progetto fatto un Oasi che ho fatto progetto. io stesso, che è un bel progetto, non perché non dovrei dirlo io, ma Assolutamente, me lo dicono gli lo altri. può dire. Dove l'Oasi è una nuova concezione, non è il carcere per l'animale, che è il canile, c'è pure il canile per quelli pericolosi che va tenuto, un po' come gli uomini, la gente pericolosa va tenuta in gabbia, c'è poco da fare. Ma quando non c'è bisogno di questo, ci sono ampi spazi all'aperto per poter sgambare, come si suol dire, e quindi che possono essere affidati ai volontari, dove è previsto anche un'aula per la formazione, l'aula del custode. Attenzione, è un progetto, oserei dire, molto ampio, 7 milioni di euro ci vorrebbero, ma io non dico di realizzare tutto ora, io dico abbiamo 500 mila euro di finanziamento, realizziamo un C'è primo nel lotto. piano triennale questo progetto? Sì, ci è inserito, E quindi evidentemente si progettuale se c'è. potrebbe anche tentare Non è di... messo al primo anno perché non sappiamo il finanziamento. Devo Certo. dire che con l'amministrazione, con il sindaco Fabio Termine e con l'assessore Agnese Sinagra si sta lavorando assieme, anche con interlocuzione con l'assessorato, per capire se ci sono quel minimo di somme per poter cominciare perlomeno con una prima fase e quindi realizzarlo a lotti. È un progetto che poi ricade in un'area che libera, volendo anche dal punto di vista della conformità urbanistica ci sta, perché da verde agricolo si può fare per quella destinazione, quindi non ci potrebbe essere difficoltà, ed è fuori, in zona extraurbana, quindi è Senta, fattibilissimo. mi ha incuriosito quando lei dice ci chiamano di notte per In ogni segnalare. momento, ogni momento è un E problema. cosa C'è si fa in questi un casi? cucciolo là, Il gli comune accalappia cani? quando è un'operazione semplice, gli accalappia cane lo fanno. Quando sono operazioni complicate, complesse anche per l'aggressività, noi chiediamo aiuto ai titolari dei rifugi sanitari. Però quell'intervento costa. E ultimamente c'è un problema, per esempio, presso gli alberghi di Sciaccamare, ovviamente lì non posso, ci sono branchi interi davanti all'albergo, non so se causa degli odori delle cucine o qualcuno alimenta, non voglio entrare nel merito. Fatto sta che per poter prelevare questi animali non si può adottare l'accalappia cane perché già scappano appena li vedono. Telenarcosi, il dottore Costa dell'ASP, che in maniera disponibile, però anche quello è un servizio che va pagato. Quindi non abbiamo solo il costo dei rifugi sanitari, abbiamo tutti questi costi satelliti di emergenza continua. Ecco perché è stato discorso Quindi del bilancio dopo poi. che il cane viene accalappiato, poi si fa la sterilizzazione, no? Sterilizzazione e microcippatura, registrazione Microcippatura. all'anagrafe canina, lì provvedono i medici veterinari dell'ASP. E comunque in conclusione è possibile dire che bisogna proseguire, adesso sono passati degli anni, per fortuna è diventato un ricordo, anche se qualche episodio continua a succedere, mi riferisco agli avvelenamenti, bisogna continuare a lavorare sull'educazione, no? Sull'adeguazione, ma mirata a quei pochi soggetti che causano il randagismo sciacca. Io oserei dire che sono pochi soggetti che se, come dire, diretti verso una modalità condivisa e concertata con l'amministrazione e non in maniera anarchica, tra virgolette, potrebbero sicuramente limitare la presenza dei cani sciacca. Quello è un problema serio.